Mariolina Castellone, che è capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle. Buonasera, senatrice. Buonasera Claudio, buonasera a tutti i telespettatori. Bentrovata. Allora, io commenterei in sua compagnia questo dissesto che stiamo affrontando, quindi i prezzi che continuano a lievitare non più soltanto relativi ai prodotti energetici, bensì anche su altri settori. E ovviamente commenterei anche quale potrebbe essere così una potenziale speculazione anche in merito che sta inevitabilmente avvenendo. Sì. Allora, è successo che il nostro sistema produttivo economico, che già stava faticando a rialzarsi dopo l'urto di questa pandemia, di una pandemia molto lunga che per 2 anni ha tenuto in scacco la nostra economia, ha dovuto poi affrontare una nuova crisi legata alla guerra in Ucraina, che ha visto un'impennata non solo del costo dell'energia, legata chiaramente all'aumentato costo anche della materia prima, ma anche un aumento dei costi di altre materie prime, a partire da quelle che impattano sul settore alimentare, quindi tutti quei prodotti che noi importiamo da quei paesi. E questo aumento dei prezzi ha chiaramente messo in ginocchio e sta rischiando di mettere in ginocchio intere filiere produttive. Noi a questo dobbiamo porre rimedio e porre rimedio in maniera molto rapida, perché quando una filiera produttiva entra in crisi è chiaro che diventa poi molto difficile farla ripartire. Quindi le soluzioni che abbiamo proposto sono diverse, ma riteniamo che sia innanzitutto indispensabile pensare a un primo scostamento di bilancio, in realtà che questo governo ancora non ha fatto, perché se il PIL nel 2021, il PIL italiano è cresciuto del 6%, è certamente anche legato a tutti gli investimenti che sono stati fatti nel 2020. Noi abbiamo fatto nel 2020 scostamenti di bilancio, 5 scostamenti di bilancio per 130 miliardi di euro, che hanno spinto le filiere produttive e le hanno aiutate a riprendersi. Questo serve anche adesso, quindi serve uno scostamento di bilancio e noi riteniamo che i 5 miliardi che sono stati annunciati dal governo non siano sufficienti. Questo scostamento di bilancio deve servire non solo a supportare le aziende e quelle filiere più gassivore, cioè È quelle chiaro, che sono più dipendenti. onorevole, è chiarissimo. Io però la devo ovviamente interrompere perché ha un ars loquendi veramente invidiabile. Però vorrei sottoporle dei dati attraverso delle slide che abbiamo preparato per lei, anche per fare il punto della situazione, per focalizzarci sulla questione dell'indipendenza energetica. Perché di fatto, stando ai numeri di una ricerca importante, l'ISMEA, su dati Istat, l'Italia avrebbe la possibilità, dal punto di vista per esempio del gas, di diventare indipendente. Ovviamente ci sono anche dei movimenti ambientalisti che lo impediscono, tante altre cause legate alla speculazione, ma vado subito a leggere il fatto che l'Italia preleva dall'Adriatico e dal Tirreno circa 300 metri cubi. Stiamo pagando ogni metro cubo di gas 70 centesimi anziché 5. Ecco, al di là adesso delle beghe politiche del suo partito e quanto altro, in che modo l'Italia può finalmente impugnare questa causa, cioè rendersi indipendente dalla Russia e da altri paesi rispetto, così, al mondo, ecco. Allora, noi dobbiamo non solo chiederci in che modo, ma anche a che costo l'Italia può rendersi indipendente. Non so, forse mi avete perso. No, Ah, l'ascoltiamo, eccoci. Ok, l'ascoltiamo. Cerchiamo per perfetto. favore di È essere chiaro che il sintetici perché abbiamo futuro è soltanto 2 minuti e sì, un'altra domanda anche. perfetto. Grazie. Il futuro dell'indipendenza energetica non può essere far ripartire le trivellazioni. Il futuro deve essere investire sulle energie rinnovabili, quello che Paese avrebbe dovuto fare già da un decennio, non investire su fonti ad esaurimento come l'estrazione del gas o le fonti a carbone, ma su quelle energie che sono rinnovabili proprio perché non si Però esauriscono mi e perdoni, in non questo hanno momento di crisi l'impatto quelle. ambientale che hanno le trivellazioni. Mi perdoni, questo è chiaro, però è un discorso un po' più a lungo termine. In questo momento di crisi, di guerra, potremmo approvvigionarci stesso dall'Italia. Ecco, questo è un po'. Ma di certo non si può pensare di trivellare nell'immediato e ottenere subito
più energia dalle nuove trivellazioni che dovrebbero ancora partire. Nell'immediato stiamo diversificando le fonti, e cioè questa dipendenza molto alta che noi adesso abbiamo dal gas russo, che è circa il 40% di tutto il gas che importiamo, si sta spostando su altre, sulla provenienza di gas da altri paesi, e questo è grazie al grande lavoro che sta facendo il ministro Di Maio. Quindi innanzitutto diversifichiamo nell'immediato e andiamo a supportare con uno scostamento di bilancio le filiere che sono più in questo momento in difficoltà, e poi a lungo termine investiamo su quelle energie rinnovabili che sono a basso impatto ambientale e che ci permettono di realizzare quella transizione ecologica che anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un pilastro su cui costruire la ripartenza di questo paese. Perfetto, abbiamo soltanto un minuto invece per delineare un po' la questione del grano. Pensavamo di aver bisogno dell'Ucraina, in realtà ne importiamo circa il 26% dall'Ungheria, soltanto il 5% dall'Ucraina, l'1% dalla Russia, quindi siamo più dipendenti dall'Ungheria. Fatto sta che esiste una crisi in atto, così in prima istanza, in prima battuta, un suo punto di vista in merito, una soluzione potenziale. Allora, una crisi, anche il ministro Patuanelli ha specificato che non c'è carenza di materiale in questo momento e che gli stoccaggi, gli approvvigionamenti che abbiamo saranno sufficienti. Questa crisi e questo incremento dei prezzi vede anche una grande speculazione che si sta facendo, su cui il governo certamente deve intervenire. Grazie, grazie infinite alla senatrice Mariolina Castellone, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, per essere stata in nostra compagnia. Ovviamente ci rivediamo la prossima. Siamo sempre qui per parlare di questioni importanti. Grazie ancora. Grazie a voi e buon lavoro.